Benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed 2. Nell'episodio precedente ci travestiamo da guardia, appunto perché avevamo fatto delle missioni negli episodi precedenti dove dovevamo prendere le armature delle guardie. Presa questa armatura, ovviamente di nascosto, ci siamo travestiti, dopodiché siamo andati da Rodrigo insieme alle guardie, ovviamente, e dentro una scatola stavamo portando praticamente la mela dell'Eden. Rodrigo, anzi no, Ezio si fa riconoscere, quindi poi Rodrigo e Ezio combattono per questa bellissima mela dell'Eden. Dopodiché poi arriva il gruppo degli assassini in soccorso ad Ezio e Rodrigo poi scappa. Dopodiché poi Ezio entra si può dire congrega degli assassini tramite un rito. Fatto questo rito, dopodiché lui è effettivamente un assassino, come tutte le persone che erano presenti in quel momento lì. Dopodiché poi andiamo a Forlì da Caterina Sforza, cioè che giro pensate, che strana la vita. Dopodiché andiamo a Forlì e dopo che parliamo con lei, vediamo che la città è sotto attacco dai fratelli Orsi. E sempre loro hanno praticamente preso i figli di Caterina Sforza. E quindi andiamo poi a liberare i suoi figli. E oggi continuiamo, anche perché c'erano delle missioni molto particolari, molto speciali. Quindi io direi di fare una bellissima cosa, anche perché ci sono tantissime cose da fare qua. Allora, questa cos'è? Questa cosa? Punto dell'osservazione, ricordo speciale. Poi c'è un altro punto d'osservazione. Tomba dell'assassino. Andiamo a fare la tomba dell'assassino, va? Sì, vediamo se c'è qualcosa. Eh sì, grazie. Ripariamo tutto, dai. Spendiamo un po' di soldi. Ma le armature le ho prese tutte, in realtà. Queste ce l'ho, queste ce l'ho. Che faccio? Compro tutto? Ma sì, facciamo una cosa, compriamo tutto, dai. Vai, oh mio Dio. Dai, teniamo questo, però lo facciamo così. Ho fatto che comprarle perché così aumentiamo la collezione in Villa Uditore. Ovviamente poi bisogna andare dal mercante d'arte perché ci deve dare i quadri. E lo so che identificano i episodi speciali, però. Oh, ma qua c'è. Qua siamo vicini a. Consegna. Facciamo queste qua. Siamo vicini, siamo di passaggio. Scusatemi, sono super super pigra. Quindi quando vedo una cosa fin troppo vicina, non posso non prenderla. Ok. Ah, 600. Sono ripresi con i fiori di maledetti. Allora, a questo punto prendiamo il punto dell'aquila, che è questo qui, penso. Ah, qua c'è il grifo. E come cacchio faccio? Faccio così. Ok, cioè raga, scusate, mi sto dando un po' a muzzo. Quello che becco, becco. Ok. No, già aspettate, io ormai vado con il top, sono a posto. Confermiamo. Ah, ce l'ho fatta, ok. Non capivo. Andà. Oggetto autorizzazione per test. Per ogni esperimento arriva il momento in cui i risultati vanno verificati all'aperto nel mondo. Non che avverta la necessità di conferme, ma ottenere un successo è fondamentale per porre le basi di un nuovo ordine mondiale. Nel nome della sicurezza e della prosperità, occorre che il popolo venga governato col pugno di ferro, senza indulgere in minuti di rimorsi di riconoscenza. Data a zero. Giusto, no? Autorizzazione, sono certo che la storia ci darà ragione. Ok, dimmi che ha finito qui. Funzionante rosso. Ah, bomba. Ok. Devo trovare la mela? Certo che così è proprio d'aiuto, sto sfondo, raga. Ah boh, bastava questo codice.
Oh, 71, 64, 5. Bene. Mi ha sboccato il suo culo. Queste me vanno sempre con quello di fuori. Andiamo qua sopra perché c'è il punto dell'aquila. Ringraziamo Rosa che ci ha insegnato questo bellissimo salto mega mega potente. In questo modo riusciamo a salire da tutte le parti senza problemi, spero. E dai che abbiamo bisogno di un altro punto dell'aquila. Allora, Maria, brutta brutta situazione, qua. Sali, sali, vai. E sali. Oh, spero di non buttarmi. Ma non posso neanche buttarmi. Cioè, come ci arrivo io lì? Scusate. No, raga, ma che cazzo fa? No, vabbè. Ma si poteva aggrappare. Vediamo cosa succede. Picciuore. Che dice la missione? I nostri amici stanno pattugliando Forlì e temo che presto si solleva. Ok. Voglio che tu uccida alcuni degli uomini delle guardie. Ok. Uccidiamo 6 guardie. Dai, sarà semplice come missione, no? Ma non c'è neanche scritto fallo in incognito, come cacchio lo dicono loro. Quindi secondo me. Ah, vabbè, dai, compriamo un po' di cose belle. Mappe del tesoro. Tesoro. E sti cacchi. Le tre grazie. Vai, mappa del tesoro, vai, Forlì. Vai, spendiamo, vai. Perfetto, ho comprato tutto. Sono loro, vero? Ok, aspettate un attimo. Ok. Ciao. Con la scuola ci pigliamo pure il tesoro. Tesoro preso. Ok, me ne mancano ancora due. Sono? Ah, sono questi? Che si muovono? Sì. Vabbè, mi sono tolto un po' di vita, fa niente, sti cazzi. Ciao! Via! Io ho fatto la mia missione, voi non rompete le palle. Mo mi tirano i sassi. Ok, possiamo andarcene. Aspettate un attimino. Oh, ciao, ciao ragazzi. Oh, un bel tesorino. Ok, così vediamo anche il tesoro. E scendi. Ma posso usare quella avvelenata? Dai, mi tolgo. Ma raga, perché non l'ho usata? Ma sì, siamo una spada. Non andrai da nessuna parte! Oh, e là. Ok. Poi dopo questo facciamo così, facciamo questo ricordo riparato, dai. E chi è? Ah, Cosa eccola. ci fate qui? Oddio. È sporca di Mi sangue. dispiace, Ezio. Mi dispiace tanto. Che è accaduto? Era un trucco per farci abbassare la guardia. Appena sei partito, hanno attaccato ancora. Che corsi! A lui la mela! Andiamo a Che cosa? Checco. No! Ah, Checco! Dov'è adesso? Modo cazzi L'abbiamo tua! inseguito fin qui, ma il bastardo è fuggito sulle montagne e... Vado subito! Andiamo. Trova ed elimina Checco per recuperare la mela. Ah, Checco! Dove stai andando, eh? Avanti, amici! Merci di lusso! Sarà l'anno a chi decide di arruolarsi! Ah, è là. Ok. Perché mi sembra di conoscere? È un casino, raga, perché non ho preso neanche le donzelle. Vai, pigliamolo.
Ciucciamelo, fra. Che cazzo tua. Ok. È così. La tua vita ha avuto una bella fine, diciamo. Ne valeva la pena. Tutto questo sangue. Io me ne vado, ne occupo. Tanto le guardie non possono venire. Staremo a vedere. Quali miserie nascono dall'avidità? Requiescat in pace. È la prima volta che fa così, però, se non sbaglio. Frank, che sei? E che è successo? Aspettate. Questa cosa è abbastanza inaspettata, no? Mamma mia, che mo? La mela, raga. Chi è Rodrigo? Chi è l'infame? Aspetta. Non... Chi sei? Fermo. Non aprirlo. Aspettate, chi è? Finito così? Eh no, non è giusto, però non vale. Cioè, io mi sono sacrificata, mo. Sono mezza smicchia. Ma guarda questo. Ce l'ha fottuto, beh. Ezio, grazie a Dio sei ancora vivo. Stai bene? Che ti è accaduto? Io? È invecchiato, raga? Non lo so. Per fortuna una guardia ti ha trovato sulle colline, vicino al cadavere di Checco Orsi. Sì, quello lo ricordo. Aspetta, c'era un terzo uomo. Ha preso la mela. Chi? Portava una veste nera, come un monaco. E credo gli mancasse un dito. Sì, Caterina, devo andare. Subito! Ti pareva? Ma sei mezzo sminchia. Allora ti servirà anche questa. Bene. La mappa di cui parlava Nicolò. Tuo marito... Ex marito, prego. Giurò che avrebbe trovato la posizione di tutte le pagine del codice. Senza questa... Potresti anche trovare la mela, ma non la cripta. Sai, nelle paludi qui vicino c'è un'abbazia dove ho visto dei monaci con vesti nere. Io inizierei da lì. Ora va. Trova quello stramaledetto monaco. E pigliamoci la mela. Caterina. Oh, lo so bene. Temi, la fra. Ok, qua c'è la lettera. Facciamo la letterina. Che bella barbona che abbiamo, zio. Dobbiamo toglierla, Ok. Potete consegnarlo per me? Sì. Se farete in fretta, vi ricompenserò. E certo, devi. Non è che vi devo ricompensarvi. Ok. Caspita, c'è pure il tempo. Che palle, oh. Ma dove sta Killo? Ah beh, dai, ecco vicino. Spero di arrivarci in tempo. Viaggiatori, state attenti. Anche perché ho meno di un minuto. Eccolo. Ma no, io non volevo più. Maria. Forse non sei così imbecille come sembri. Dannazione, sta scappando. Sto perdendo tempo, vabbè. Ah, forse no. Dai, Ezio. Porca paletta, dai. Lo so, non mi mettere ansia, tempo, Maria. Ok, dove cavolo è? Qua. Ok, perfetto. Fra, peccate questo, tienilo. Via dal mio terreno! Fai paura, fai tanto paura. Oh! Così ti fa. Oh raga, ma che è? Ciao. Mi sto sporcando di sangue. Finito? Io stavo per pigliare i soldi, niente. Ma non ho capito, è finita questa missione? No. Non ho capito. Ah! Ok. Ah, qua c'è il pestaggio. Corsa. Contatto d'assassino.
Ricordo riparato, ok. Un altro contratto d'assassino. Qui sotto al sarto, ok. Qua c'è un altro contratto d'assassino, qua abbiamo la tomba dell'assassino. Ma visto che siamo qua, facciamo il pestaggio, dai. Chi devo pestare, fra? Ti è tradita, ti è tradita? Mio marito si accompagna con le sgualdrine. La Eccola. mia reputazione. Eppure amo quel bastardo. Vi prego, potete comunicargli il mio disappunto. Bene. Prendi a botte il marito infedele, cioè lasciarlo no, prenderlo a botte, va bene. Ciao, 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 bambino, ciao. Tanto bambino non è però. Ok, vai a nonna. Ok. Fra, non rompete le palle. Se tu tradisci tua moglie, pretendi pure che io ti risparmi, ma sto cacchio. Ciao. Dai. Spendere i soldi nel mentre. Bello. Mossa di Mi wrestling. dispiace, davvero. Sì, Ora certo. corro a casa e ci resto, lo giuro. Ah, certo, fai schifo. Schifoso, non si fanno queste cose. Ok, finita questa missione. Ah, grazie. Beh, raga, recuperiamo tutti i soldi che ho speso. Dai, mi piace questa cosa. Qua c'è la corsa, facciamo la corsa. Vai, ci sono, andiamo, ci sono. Questo è il mio territorio. Posso battere chiunque qui, ma un uccellino mi ha detto che tu sei un vero dio. Vediamo, Vuoi vediamo. dimostrarlo? Sì, vediamo. Ti ho visto correre sui tetti, di certo non puoi battere il mio record, ciucciamela. Ok. Già mi sto perdendo però, non vale. 4 minuti, quanto è lungo questo percorso, no? Vediamo. Sì, ma Ezio è lento, con tutta questa armatura, Maria. Levati! Una missione da portare a terra. Sono 30 cose, Maria. Aspetta. E dove vai? Qua, ok. No, è pure le guardie attaccate al culo, no, eh? Per favore. Cioè, mettendo i tessori perdo di vista l'obiettivo, fra, però non è giusto. È un gioco cacone, cattivone. Ok, ah, ma c'è una piuma, raga. Questo devo pigliarla per forza. Vabbè, raga, mi faccio male, dai. Ma niente. Tanto ormai siamo ricchi, curiamoci con la scusa. Oh. Aspettate. Scusate, scusate. Ho una missione da portare a termine, sono di petto. Cacchio è? Ah, è là. Ok. Maria. No, ho sbagliato. No! Sì, ho sbagliato. Ecco. Queste sono le cose che non devono assolutamente capitare. Dai, Ez, dai. Ho girato tutta la città praticamente, vero? E dobbiamo andare da lui? Dai, levati, bip, bip. E dai. Tutta la città mi ha fatto girare chi sto Maria. Dai. L'ansia mi buttano, l'ansia, mi vogliono buttare l'ansia. Aspetta. Ok. Ah, corri fino al punto di partenza. Bene. Ma se piglio il cavallo vale lo stesso. Io piglio il cavallo. Ah, come avevi fatto? Beep. No, raga, ma che faccio? No. Cavallo, vai. Perché loro hanno scritto corri, ma non ho detto in che modo correre, quindi. Ok.
Cavallo, ti prego, non ti inceppa. Dai, dai, bravo. Maria. E che cacchio però, dai che sto cavallo può fare avanti e dietro, poverino, impazzisce pure lui. Beh, scusa amore. Ok. Ma devo tornare dietro. Non c'è l'ora. Ma dato che sono qui a sto punto, scusate. Appunto, sono qua. Esploro l'abbazia nelle paludi romagnole per trovare il monaco vestito di nero che ha rubato la mela dell'Eden. Andiamo, dai. Andiamo, andiamo. Oh, si fa. Ok, là c'è un punto dell'aquila. Aspettate. Io vado su. Con la scusa piglio pure il punto dell'aquila. Aspettate. Però non ho capito. Cioè, qua dovrebbe esserci... No, no, fra, con calma, con calma. Eccola. Oh, preso. Ma dove sta? Ah, raga, mi mancano 13 punti l'acqua, bellissimo. Ma dov'è questo? No, no, no. Raga, non l'ho capito sinceramente. Ah, è questo, ok. Odio questi momenti di incertezza. Pensi di startene lì in pala? Scusa. Dio vi benedica. Ok. Grazie. Mi chiedevo se sta mezz'ora se continuavo a tre pugni. Un monaco con mantello nero cui manca un dito della mano. A frate Guido manca da un piede. Sicuro non fosse un piede. Sicurissimo. E poi che domanda è? Luca, ma lui manca l'intero braccio sinistro. Come vi dicevo, era un dito. Però aspettate un momento. Me lo ricordo, un monaco vestito di nero con 9 dita. Ma certo, sì. All'ultima festa di San Vincenzo, nell'abbazia. Sì, conosco il posto. Proverò lì. Grazie. Okay. Vai in pace. Come sempre. Anche lei vado in pace. No, 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 Peter. Okay. Beh, mia sorella si piglierà tutti i soldi. Farà la stronzetta, va bene così. Scusate. Ah, devo ritornare in città. Siamo arrivati. Ah, cazzo, bravo. Eccola, dov'è? Eccola lì, trovato. Perdonatemi, fratello. Mi chiedevo se potevate. Oh, oh Maria. Demonio, vattene via. Che avete? Tu hai ammazzato frate Stefano, fratelli, l'uccisore di monaci è tornato. No, no, no. Che devo fare? Oh, è a terra lo però, fra. Maria. Ah, ci abbiamo fatto, Maria. Lo prende poi gli altri, se fa. No, per pietà, non voglio morire. Ma non muori, fra, vedrà. Chi uccide gli altri? Come il tuo frate Stefano. Sono sicuro che tu non sei così. Ora sta a sentire. Cerco un monaco vestito di nero. Torcone, aspetta. Gli manca un dito? Intendi dire come fra Savonarola? Savonarola? E chi è? Lo conosco. Sì, è stato uno di noi per un periodo. E poi? Gli consigliamo di ritirarsi per un lungo eremitaggio. Mi dispiace, ma temo non sia più un eremita. Dove potrebbe essere andato? Oddio, santo spirito. A Firenze. Ha studiato lì. Beh, io a Firenze. Non ci tornato. Non è tutto iniziato.
Vai con Dio, frate. No, dai, non mi dici che mi trasferisci in automatico, fra, voglio finire le missioni. Ciao, cocone! Ti è vegliato presto, eh? Ehi, Desmond, credo di aver riparato quel ricordo difettoso. Perché non provi ad aprirlo? Apriamo il ricordo, dai, apriamo il ricordo. Siamo tornati a casa! Casa dolce, casa! Devo andare alla scuola a Ciao perché si è comportato male e ci ha rubato la come cazzo si chiama? La mela. Allora, mi sa che devo andare qua. Ma questa è la tomba dell'assassino. Che c'entra? Andiamo nella tomba dell'assassino, allora. No, no, fra. Ah, eccola, che scema. Eccola, c'era pure vicino, mannaggia a me, manco ho guardato questa cosa. Ok, scopriamo questa tomba, vediamo se come le altre mi fanno dannare o se andrà tutto liscio, come l'olio, vediamo. Ah, eccoli, questi sono i fra. Andiamo a scolacciarlo. Lontani dalle opere d'arte sulle pareti. E quando i tuoi uomini affrescano, fai in modo che non profanino le sacre reliquie nella lanterna lassù. Beh, che palle, vero? Più importanti di tutta la chiesa. Sì, padre. E voi fate in modo di pagarci il prezzo pieno per il nostro lavoro. Ah. Ah, noi usciamo da qui. Ok. Gli è cresciuta tanta barba, il nostro ziuccio. Sta invecchiando. Sta invecchiando. Mentre noi non possiamo entrare come persone normali. Andiamo. E che carino che è. Bello. Bello, bello. Però diciamo che ne abbiamo viste di più belle, dai. Arrampichiamoci. Piccioni. Ok. Aspetta, qui. Sembra essere abbastanza semplice, però. Vediamo. Non voglio parlare troppo in fretta. Che culo, raga, che culo. Anche perché sennò dovevo ricominciare e non avevo voglia. Aspettate, già mi sono persa. Lì c'è una scala. Aspettate. Allora, qui. No, se salto non mi aggrappo, quindi secondo me devo andare di qua. Ehi, dove vai? Ok. No, vai su. Devo andare sulla scala. Devo andare qui. Qui. Ma è giusto almeno. Ah, sì, è giusto. Ah. Che tocco di classe. Bene, ora ho modo di risalire in caso di caduta. Ottimo, grande. E poi? Che cacchio abbiamo fatto? No. Immagino che lì tanto non ci posso andare, no, è troppo lontano. Aspettate, non ho capito dove devo andare. Ma io ci provo. Ma no, non è fattibile, allora. Rifacciamo questo pezzo. Ah, posso salire qua? Ah, no, no, aspetta. Ma zio, fai, dai. Ok. Vado qua. Vado qui. Prendo questo, vado qua su. Ripiglio questo, vado sul lampadario. Andiamo qui. Ma io non ci posso andare? No, troppo lontano. No, andiamo qua. E che sono stabili sti cogli, non viene malissimo, si muovono troppo. Ok. E Maria. Aspettate. Ok. E... no, di
qua non posso andare, quindi devo andare di qua per forza. Se non casco male, speriamo di no. Uè! Uè! Bravo! Aspettate. No, qua finisce male, aspettate. A questo punto faccio che fare così. Hola! Perfetto, in caso di caduta. Dillo, Fra, dillo, dillo. Ma hanno già rotto le palle. Più complicato. Oh, vediamo. No, devo salire là sopra. Trovo il sarcofago, bene. No. Fra, piano. Sfruttate lo screen, io ci rinuncio, non ne voglio sapere, non mi interessa. No, no, posso stare lì, mi fa dannare, io me ne vado. Bye bye. Bravo. Ah, ok, poi. So che non si fanno queste cose, ma non sono capace, quindi basta, balzo. Ok, vai. E di qua? Ah, ok. È giusto? Ok, giusto, aspettate. Che ora siamo arrivati quasi alla fine. Se crepo, piango. Se non crepo, urlo di felicità. Vediamo. No, raga, no, 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 no. Non mi dite quello che penso. Ah, ok. Aggrappate. Bravo. E mo? Poi? Puoi salire, no? Che poi sei bravo, Ezio. Maria, ma è altissimo, raga. Mamma mia, ma in che senso? No. Aiuto da casa, mo. Te lo ricordi sto pezzo? E non posso neanche salvare. Posso lanciarmi? Vieni un attimo. No, ho paura di cadere, di farmi male. Posso andare lì, davanti? Ci arrivo? In teoria sì, se non sbagli sì. Oh, grazie amore per il sostegno. No, ho ansia. Non sono riuscita a prendere uno scrigno. Oh mio Dio. Peccato. Bi, quanti scrigni. Guarda figata. Guarda quante cose. Cacone, salutali. Non ti sei fatto vedere prima. Devi salutare. Dai, non fare lo scontrozzo. 205. Che schifo. Ma tutti pagano 205. No, 500 gli altri. 500. Che schifo. C'è ancora uno scrigno forse. Aspetta, fermati. No. Zoom sulla statua, zoom sulla statua. Ah, ma questa non la è statua. La statua. No, ma ho già preso. Quella dovrebbe essere. No, ma non no, no, ho detto di quella dovrebbe essere. Questa si nega già questa. Questa forse era.
Odico. Ma è quella lì che poi si userà più avanti. Potrebbe essere, non mi ricordo. Uso una donna, figo! Ce l'hai quello della donna tu? O devi comprarlo? No, c'è io tutti. Li hai tutti? Che bello! Prezzo, questo qua è più semplice comunque, questa tomba è la più semplice. Togliendo lo scrigno è la più semplice. È la prima volta che usciamo dalla finestra. Me ne mancano due! Aiuto. Me ne mancano due! Due! Cosa? Due! Sta terminando, raga. Sta finendo Assassin's Creed. Questo capitolo, raga, sta arrivando alla fine. È giunto quasi al termine questa storia. Eccoci. Sono tornati a Forlì? Incontra Machiavelli nel distretto di... ok, a Firenze. Machiavelli, arrivo! E sono famigerate, che è... Se Piero valesse un decimo di suo padre, avremmo ancora un posto da chiamare casa. Così fuori. Ci sono, sto entrando alle fetch vostre. Imbecilli di che non siete altro. Grazie. Scusate. Che sta succedendo? Qualcuno sta combattendo, raga. Qualcuno sta facendo a botte, usando le spade. Tra di loro stanno... Vabbè, non mi riguarda, non mi interessa. Che se mi beccano mi rincorrono tutti. Lasciamo di stare. Dove devo andare? Quanto è distante! Ok, saliamo. Oh, punto perfetto. Oh, ci siamo arrivati, dai. Eccomi, Machiavelli. Ho fatto tutto. Salute, Ezio. Uè. Bel momento hai scelto per tornare a casa. Dunque, è vero? Savonarola ha preso il controllo di Firenze. Sì, certamente con l'aiuto di quell'empio manufatto. Dobbiamo darci da fare a ritrovarlo. Può essere più complicato di quanto tu creda. E quando non lo è? Dai, aggiornami sulla situazione. Camminiamo. Poche settimane fa. E camminiamo. Un tempo disprezzato da tutti è divenuto l'idolo della gente. Mela. Solo in parte. Non ha affascinato tutta la città, ma solo i cittadini più influenti e facoltosi. E loro si assicurano che la gente comune sia costretta a seguire il suo volere. Il popolo si comporta come se non potesse scegliere. Raro trovare un uomo che si opponga allo status quo. E così tocca a noi aprir loro gli occhi. Quei corpi portano la stima dei Borgia. Sì. Lo spagnolo continua a mandare i suoi soldati a Firenze e Firenze continua a mandarli indietro. Di solito a pezzi. Quindi anche egli sa che la mela è qui. Non ci voleva questa complicazione. Andiamo, muoviamoci, su, marcia, andiamo. Ora. Oh, che palle. Ok. Anche questa spada, raga, è forte, scusate. E là, il punto, là. Guarda. Sapevo. Non rompete. Porca trota. Lo sapevo. Mannaggia allora. E crepa. Abbiamo finito. Dai, correte, vai. Grazie. Il salto diretto sarebbe pericoloso. Vero, ma quali alternative abbiamo? A parte i capi della città, il resto della gente non è soggiogato, giusto? No. E seguono Savonarola non per scelta, ma per costrizione e paura. Sì,
Allora propongo di approfittarne. Se mettiamo a tacere i suoi luogotenenti e fomentiamo il malcontento, egli verrà distratto e io avrò modo di colpire. Astuto. Ne parlo con la volpe Paola. Posso organizzare la rivolta mamma. Paolina. Allora è deciso. Mi occupo dei suoi aiutanti. Uccidiamoli? E quanti sono? Ok, ammazziamolo. Non si passa. Eccolo, eccolo. Mi sentite? Finché non vi sarete sottomessi. C'è un glifo. No, non è un glifo, niente, scusate. Per voi questo ponte resterà chiuso. Ah, ok, posso farlo anche la prossima volta. Dai, iniziamo ad ammazzarlo. Non avete che un solo obbligo, sottomettervi. C'è un così. Perché opporvi a noi? Perché resistere? La città è nostra. I vostri medici vi hanno abbandonati. Sono andati a piedi. Dai, dai. Vieni, vieni. Dai, scappa. Dai, Ezio. Porca puzzola. Via. Via. Che il nuovo aggeggio da Padova fa meraviglia alle palle di un uomo. Dai. Aspettate che lo faccio subito fuori. Sono troppi, 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 troppi. Maria. Ecco, bravo, capito che vi dicendo. Vale, tutti contro me. Morto. E uno è andato, dai. Perfetto. Indossi i vesti da nobile. Che cosa ti ha offerto per irretirti? Non c'è limite al desiderio di potere e ricchezza. Volevo sempre di più. E adesso invece non hai nulla. Questo non è che un atto dovuto. Requiescati in pace. Via, via, via. Criminale. Ciao. Ciao. Bye bye. Dai, venite, imbecilli di merda. Venite, venite, venite. Ciao. Ah. Venite. Dai, dai, venite. La volpe è rossa. Duemila. Ok. E finisce qui questo episodio di Assassin's Creed 2. Spero che vi sia piaciuto. Secondo me abbiamo finito con l'uccisione di quei cattivoni e poi termina la storia, penso, non lo so, però ho questo presentimento. Quindi vi ricordo assolutamente di non perdere il prossimo episodio, vi ricordo anche tutti gli episodi qui su YouTube che in live su Twitch, quindi mi raccomando non perdetevi nulla, ci vediamo nel prossimo video in live su Twitch, bye bye!